Nel cuore dell'Italia ci sono luoghi che sembrano esistere per essere fonte di continua ispirazione. Luoghi in cui il tempo scorre al ritmo di una natura così viva e presente che percepirne il suono è come ascoltare musica. Qui vivono uomini abituati al lavoro e alla fantasia. In paesi come Mondaino, il luogo in cui inizia questo racconto. Si è costruita la giostra, è girato il mondo con la giostra. Una storia che nasce più di 100 anni fa con Antonio Galanti, musicista e ingegnoso falegname, che costruì una giostra e si mise in viaggio finché un giorno ha visto una fisarmonica, se l'è presa, se l'ha portata via. Un incontro che cambiò la storia della sua famiglia e dei suoi figli, che proprio per le fisarmoniche anche loro si misero in viaggio. Con le casse piene di fisarmoniche, e come arrivavano al molo a New York, non facevano in tempo a appoggiarle, che già i clienti correvano a aprire la cassa e portare via il fermo lì, senza andare al negozio. E la gente là si innamorò del suono di questa fisarmonica e cominciò a dire dove si poteva prendere la fisarmonica. Il primo ricordo io della Galanti so quando l'hanno inaugurato la fabbrica, che hanno fatto uno spettacolo per il tecnico, che erano i primi che vedevo, ecco. Ogni reparto aveva il suo lavoro specifico che doveva essere perfetto. Si cominciarono a fare il duo vox, le due voci, insomma, elettronica e meccanica. I bassi sciolti. Fu così che i figli di Antonio, Domenico, Robusto e Egidio, viaggiando fra il loro mondo e il nuovo mondo, cresciuti con l'ingegno e la fantasia che sono proprie della fisarmonica, affascinarono New York e l'America, trasformando l'idea di un padre nel successo internazionale dei suoi figli. È il 1929 quando viene costruita la fabbrica dei fratelli Galanti. Grande, moderna, capace di comporre armonicamente le superbe capacità dei suoi artigiani con quell'idea di innovazione tecnologica che già tendeva alla ricerca del suono perfetto. Da allora la musica di Mondaino non si è mai fermata e continua ad essere esportata in tutto il mondo. Perché qui sono le radici di quella passione sonora che diventa ogni giorno emozione e spettacolo. Dopo la produzione dei primi strumenti elettronici, è Marcello Galanti ad avere l'intuizione che ci porta fino a oggi, alla Viscount International. La maestria artigianale e l'elevatissimo know-how tecnologico dei suoi migliori collaboratori lo portano a fondare nel 1969 una nuova realtà, dedicata a uno strumento affascinante come la fisarmonica, ma decisamente più solenne, l'organo liturgico. Uno strumento capace di esprimere tutti i valori del mondo Galanti, la falegnameria e la costruzione d'eccellenza, il profondo legame con la tradizione, la ricerca tecnologica intesa come quel continuo percorso, virtuoso e organizzato, volto a raggiungere lo stato dell'arte.
e naturalmente la nostra passione viscerale per la musica, che è la migliore garanzia della qualità e della cura maniacale che viene riservata a ogni aspetto di ogni singolo componente. La differenza by count che i musicisti scoprono suonando i nostri strumenti è frutto di tanti aspetti. Il primo dei quali è che noi sappiamo di essere differenti. Per la nostra storia, per la nostra idea di qualità, per l'attenzione ai bisogni di chi fa musica. Una visione complessiva e distintiva alla quale concediamo non solo le risorse, ma anche il tempo di entrare pienamente nei nostri prodotti. E la differenza si sente. L'intero progetto Verse, marchio che identifica la nostra linea di sistemi audio professionali high-end, è un perfetto esempio della visione aziendale by count. Un concentrato di tecnologia e passionalità, frutto di un team di specialisti audio e musicali fra i migliori al mondo per esperienze e competenze. Un gruppo il cui spirito è guidato dalla consapevolezza di dover offrire il massimo a chi fa musica. E così è. Elaborazione numerica del segnale DSP portata allo stato dell'arte. Una tecnologia proprietaria per il perfetto allineamento dei coni. Compressore multibanda per lavorare anche sulle dinamiche più estreme. Amplificazione digitale per ottenere incredibili livelli di efficienza e linearità. Falegnameria curata sia a livello di progettazione che di costruzione. Tutto questo è Verse. Un punto di riferimento per la fascia di mercato più alta nell'audio professionale. Un grande motivo d'orgoglio per tutti i nostri specialisti. Nei fatti, sia che si parli di sistemi audio, che di organi, di pianoforti digitali o di qualsiasi nostro strumento musicale, il più esclusivo motivo della differenza by count è il nostro modo di fare ricerca. Perché possiamo vantare un team di specialisti, ingegneri del suono e informatici, molti dei quali anche musicisti, che si occupano esclusivamente di ricerca. Dal loro lavoro nascono sempre nuovi algoritmi DSP e tutte le nostre tecnologie proprietarie brevettate, come quella di Physis. 10 anni di ricerca per una tecnologia rivoluzionaria che consente l'autentica e originale resa sonora di un organo a canne attraverso la modellazione fisica e naturale del suo suono e della sua architettura. Un risultato, ancora una volta, allo stato dell'arte, che ci sta portando verso una nuova generazione di strumenti musicali destinati a scrivere nuovi capitoli della tecnologia sonora del futuro. Perché il nostro lavoro, il nostro sogno è rimasto sempre fedele a se stesso. E questa continua a essere la storia di un gruppo di persone ingegnose e fantasiose che ricercano il suono perfetto.